Radio 95, la tua radio. Eccoci qua, buongiorno, ben sintonizzati, ancora una volta 11.6 minuti, abbiamo sforato solo di qualche minutino, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Nancy. Buongiorno a tutti, buongiorno Dominella. Buongiorno, è un piacere ritrovarti dopo un bel po' di tempo, dopo 4 anni, perché lei è stata la mia ostetrica, mi ha accompagnato. Anche per me tantissimo, è stato un piacere rivederti. E come abbiamo detto, appunto, dopo gli studi di Verissimo, finalmente la nostra famigerata Nancy ce l'abbiamo. Sono arrivata di nuovo a merito. Finalmente, tanto aspettata, so che tante gestanti hanno richiesto il tuo aiuto, la tua presenza. Ho lasciato un bel segno, dai. Abbastanza, io sono la prima a confermarlo. Grazie, Dominella, grazie. Abbastanza, quindi ti ritroviamo di nuovo qui con, in questo momento sempre a far parte naturalmente del tuo grandioso lavoro, che fatica tra l'altro che ci vuole. È infatti molto faticoso, ma è una grande passione che io ho da piccolina. Com'è nata? È nata perché mio zio è ginecologo, uh-huh, e quindi da piccolina mi ha trasmesso questo amore verso l'ostetricia ed è nato piano piano, sempre andando sempre più a crescere, e quindi poi sono diventata ostetrica e devo dire che per me è una grande emozione ogni giorno fare questo lavoro, per me è una grande emozione, quindi io l'adoro proprio, senza questo lavoro non saprei vivere proprio. È una, quando c'è di mezzo la passione, il lavoro viene sempre fatto. Infatti. Da quanti anni è ormai che pratichi questo? Da dieci anni. Già 10 anni. Sì, ma mi sono messa subito in carreggiata perché io avevo proprio voglia di lavorare, di stare accanto alle gestanti, ai suoi bambini, alla famiglia, e quindi io ho sempre fatto sempre questo lavoro. Appena mi sono laureata ho fatto subito sul campo, quindi effettivamente non credo che finirò mai di imparare e andrò sempre avanti, e quindi la mia forza sono le gestanti, tutto questo. Esatto, gestanti che comunque confermano naturalmente come sempre la tua bravura, ed è chiaro che se ci fosse qualche gestante in ascolto per chiedere qualche dubbio, saluto tutte, naturalmente qualche dubbio, qualche buon proposito, può tranquillamente farlo attraverso la nostra linea diretta 0965 78 15 02, o anche un semplice saluto al 349 12 94 525. Ecco, io volevo chiederti, visti i tempi, sono cambiate molte tecniche, sono aumentate le nascite o sono diminuite, e vista anche la sanità come qui da noi. Guarda, infatti io questo, la prima cosa che volevo dire è questa, nel senso che in questo momento è un momento molto particolare per le gestanti, per le donne, per i neonati, perché anche per tutta la famiglia, perché tutti questi punti nascita che stanno chiudendo, quindi è una demoralizzazione per tutta la società, in modo particolare per queste donne, perché si sentono spaesate, non sono ascoltate da nessuno. Io ho a cuore l'ospedale di Merito, nel senso che ho lavorato lì, ho fatto il mio tirocinio con tutti i medici, le ostetriche, le infermiere, la caposala, e io ho iniziato da lì. Vedere questo punto nascita chiuso per me è veramente una grande sofferenza, perché nel territorio queste donne sono completamente abbandonate, mm-hmm, nel senso che non c'è più l'ostetrica di una volta, con la sua borsettina che andava casa per casa a bussare, a stare in contatto con la gestante anche per un consiglio, anche per assistere il neonato dopo il parto. Ormai le ostetriche non sono più sul territorio. Io infatti voglio pronunciarmi su questo, perché l'ostetica, la vera ostetica, deve essere sul territorio, deve andare a bussare a casa della gestante, dormire se del caso con lei, se ha una necessità, ecco, se ha un problema, come ho fatto io molte volte con voi. Sono rimasta io anche a casa vostra durante la notte, ecco, anche quando eravate in travaglio, anche per il bambino che all'inizio non riusciva ad approcciarsi con la mamma, con il papà. Quindi ecco, l'ostetica deve essere sul territorio, l'ostetica che pensa alla ricchezza del lavoro, quella è un'ostetica che non va bene, ma
per quanto riguarda le mie colleghe sono veramente, perché chi fa questo lavoro, Dominella, è una passione, se no non va a scegliere a fare l'ostetrica. Quindi sono tutte ragazze appassionate che hanno lavorato anche con me, sinceramente io ho un ricordo bellissimo di tutte loro, specialmente di Villa Aurora, che ho lavorato, tu hai partorito lì con me. Sì. Tantissimo, in modo particolare le ostetiche di Villa Aurora mi hanno lasciato un grandissimo ricordo perché abbiamo collaborato insieme. Lì, ecco, lì si vede la vera ostetricia, nel senso la collaborazione tra ostetiche, non c'è questa rivalità, perché in fin dei conti noi siamo per le donne. Certo. Ecco, e la cosa importante è questa, aiutare insieme una donna a realizzare il suo sogno. Ecco. D'altronde poi ricordiamo, l'ostetrica magari viene vista solo ed esclusivamente come è anche giusto, come figura appunto della gestante, però parlavamo a microfoni chiusi anche che l'ostetrica certo è fondamentale come figura, naturalmente il ginecologo, ma anche l'ostetrica ti dà quell'aiuto per le ragazzine di ora che magari si inizia questo approccio subito, ecco, questo approccio sessuale che magari non ne parla. Infatti, anche l'ostetica comunque non segue solamente la gestante, ecco, segue tutta la famiglia, nel senso dalla nascita fino alla menopausa, quindi anche le ragazzine che comunque si approcciano alle prime esperienze sessuali, ecco, devono avere anche la cultura di informarsi, ecco, per le malattie sessualmente trasmesse, i metodi contraccettivi, perché è molto fondamentale avere la conoscenza per non creare degli errori. Nel senso che, perché le malattie sessualmente trasmesse, parliamo di una situazione molto, molto avanzata, molto complicata, ed è bello dimostrare a una ragazzina come bisogna comportarsi a livello sessuale. Cioè l'ostetricia, Dominella, è un mondo, cioè non si finisce mai. Ecco, io voglio dire questo, le ostetriche sono le amiche di famiglia, cioè, ecco, che bisogna comunque consultare per qualsiasi necessità. Io con le mie gestanti ho anche battezzato i bambini anche. Quindi ecco, sono una madrina super seguiti, ecco, nei primi 9 e io dopo. Li seguo, tuttora li chiamo, le mamme mi chiamano anche per sapere, sai, dove vanno all'asilo. Ecco, l'ostetica è l'amica di famiglia. Se uno pensa all'ostetica per arricchirsi, non è così. L'altro suggerivi un consiglio che dai comunque alle ragazzine e alle gestanti, ci sarà tant'altro naturalmente da parlare, ma facciamo le domande per ora d'inizio. Sì, io sono tutta per voi questa mattina. Nel frattempo, in modo particolare, infatti, ci arrivano altri degli SMS che poi andremo a leggere. Ripeto, qualche dubbio, qualche curiosità potete tranquillamente farlo. Nancy è anche qui per questo, quindi quale migliore occasione da sfruttare, chiaramente. Dico, il consiglio che tu invece dai alle ragazzine, visto che tu hai avuto anche modo di lavorare e lavori tuttora anche a Milano, puoi anche fare la differenza tra le ragazzine, ecco, che ci sono lì, ecco, e le nostre. Infatti quello che parlavamo prima, ecco, senza microfoni, io sì, sono stata 3 anni a Milano dove la mia professione si è arricchita molto, perché comunque l'ostetica, ogni minima esperienza che fa comunque arricchisce la sua borsetta, ecco. Quindi sì, è un altro mondo, perché le ragazzine comunque sono predisposte più all'apertura mentale, anche i genitori, le mamme, ecco, confidarsi con le mamme qui è molto difficile, nel senso che hanno paura di dire, di parlare, nel senso per quanto riguarda i primi rapporti, quindi è bello confidarsi anche con un'ostetica e poi piano piano allargarsi anche nella veduta anche con i genitori, perché comunque avere un'amica che ti aiuta e ti indirizza verso delle cose molto giuste e positive, che ti fanno bene, quello aiuta molto, nel senso che la mamma alcune volte è un po' restia su determinate cose, e quindi l'ostetica comunque è sempre una professionista che consiglia in modo idoneo e professionale.
Ecco, è una veduta completamente diversa, loro non sono molto aperti, infatti io voglio dire anche questo per quanto riguarda gli adolescenti che ci stanno ascoltando, che se vogliono farmi qualche domanda anche in privato, io sono felicissima e lieta di aiutarle. Benissimo, già un ottimo messaggio quello che ci sta lanciando la nostra carissima Nancy, la nostra staretica. Salutiamo la tua magnifica sorella Laila, che tra l'altro ci scrive come miglior professionista e la miglior sorella del mondo. Sono orgogliosa di te per tutta la passione che metti in ciò che fai. L'abbiamo detto in diretta naturalmente. Grazie, confermo Laila. Anch'io la mia sorella è anche una psicoterapeuta molto brava tra l'altro. Bene, quindi perché no. Adesso abbiamo altre domande, altre curiosità, le scopriremo tra poco, subito dopo che ascolteremo Studio 95, la tua radio. Eccoci qua che siamo ritornati con la nostra mitica Nancy. Tante le richieste, tanti i dubbi. Noi nel frattempo abbiamo continuato a parlare oltre tempo, diciamo. E già infatti il tempo sta pure correndo, 11:26 minuti. Io raccontando comunque la mia esperienza di 4 anni fa, mio figlio adesso ha 4 anni, posso dire che farei un figlio l'anno grazie a Nancy. Benissimo, ti prendo a parola. Giustamente, poi lei, magari per chi si è sintonizzato, appunto la nostra ostretica Nancy Alati, poi lei è partita sempre per il suo lavoro, ma adesso ritornando ti invoglierebbe, dice c'ho accanto la mia figura, come dice lei, l'ostetica deve stare come se fosse un'amica di famiglia e ti consente, ed è vero, di sentirti talmente amica al di là della sua figura professionale che ti permette di sentirti sicura. Quello che dovrebbe avere appunto ogni gestante o comunque ogni donna, proprio perché di problemi oggi ce ne sono parecchi, e quindi più tranquilli si è e meglio è. Proprio per questo appunto la mia esperienza, ho avuto un travaglio molto molto veloce, molto sbrigativo, io in 4 ore. Io sono per i travagli molto sbrigativi. Esatto, lei sono nominata per questo. Infatti all'epoca, perché la cosa che consiglio a tutte le gestanti appunto di iscriversi a un corso preparto. Io attualmente sto facendo dei corsi qui a Melito, sia per le gestanti che per i neonati, e stanno andando molto molto bene, sono contentissima anche alle gestanti, perché è un corso basato sull'acquaticità, quindi l'acqua, come all'epoca l'abbiamo fatto insieme, aiuta moltissimo alle gestanti, in modo particolare per il travaglio, perché dilata completamente i tessuti, noi facciamo delle tecniche particolari all'interno dell'acqua per andare ad allargare tutto quello che è stretto, ecco, per agevolare il travaglio, un travaglio molto sbrigativo, 3-4 ore massimo, una primigravida è impossibile quasi, però con questo queste tecniche, diciamo, acquatiche aiuta moltissimo a allargare tutto, nel senso da ammorbidire i tessuti. Tutti i tessuti che sono inerenti che vanno a colpire il parto, cioè sono degli esercizi che si fa in acqua. Io sono molto fissata con la respirazione, perché credo che sia, confermo, ecco che è la tecnica che uso io, una tecnica proprio che va a alleviare completamente il dolore, una respirazione che aiuta moltissimo al momento del travaglio, innanzitutto per il bambino, perché lo ossigena, perché il bambino è sotto sforzo durante il travaglio e va a rilassare i tessuti, quindi una donna molto rilassata, Dominella, la donna partorisce prima, perché si partorisce con la testa e non con il corpo, ecco, questa è la cosa fondamentale, la mia teoria è questa, chi partorisce con la testa è già un passo avanti, chi partorisce con il corpo purtroppo impiega molto di più, perché comunque se la donna è molto rilassata, sono rilassati i tessuti, quindi non almeno abbiamo la contrazione, comunque tutti i tessuti sono morbidi e quindi i tempi di travaglio non sono più di 12-24 ore per una primigravida, anche perché io non ho mai fatto partorire una gestante di 12 ore di travaglio. No, proprio tutte le ragazze, infatti tutte le gestanti che facevamo il corso all'epoca quell'anno erano 15, se non sbaglio, da settembre a dicembre abbiamo fatto i corsi al mare. Sì, abbiamo fatto i corsi al mare all'epoca, ancora non c'erano queste realtà
così presenti, cioè così vicine, diciamo, sì. E quindi però ci siamo trovati abbastanza bene e ricordo appunto queste bellissime tecniche di respirazione, le tecniche con la palla. Con la palla, sì. Che tuttora adesso sono ambientata più sull'acqua, perché ho fatto dei corsi molto approfonditi e sinceramente queste nuove tecniche che ho portato sono delle tecniche comunque basate proprio sul travaglio e sul parto. Infatti si sente parlare anche molto del parto in acqua, la gestante si sente sicuro, dico c'è attinenza? Perché... No, ecco, in tanti me lo domandano, ecco questa cosa la volevo dire, allora il parto in acqua a me non piace. Perché? Con estetica, perché non comunque sì, ha le sue diciamo potenzialità, nel senso che riduce il dolore in travaglio, a me non piace perché con la tecnica che ho io non c'è bisogno di andare in acqua, quindi l'acqua per quanto riguarda la preparazione, quindi gravidanza, non è correlata con il parto in acqua. Infatti molto me lo chiedo, ma se io faccio il parto, la preparazione in acqua, devo partorire in acqua? Assolutamente no, anche perché io lo sconsiglio, sono una molto molto diretta, non mi piace e quindi la preparazione non è correlata con il parto. Sono degli esercizi che vengono fatti dal quarto mese di gravidanza fino al termine, quindi è una ginnastica molto dolce che si fa all'interno dell'acqua, un'acqua a temperatura riscaldata, ci sono tutta l'atmosfera giusta per le gestanti, lavoriamo molto sul corpo in modo particolare dal bacino in giù e contemporaneamente la respirazione che aiuta comunque a allargare i polmoni, perché la respirazione deve sovrastare la contrazione. Certo, ti ricordi? Certo, è doppia, tra l'altro poi la respirazione infatti anche preparata sulla spinta, così la parte finale comunque sarà molto sbrigativa, il bambino non avrà nessun trauma, ecco, comunque. Tra l'altro tecniche che comunque se la mamma sta bene facendole gioverà tantissimo, tantissimo naturalmente. Tantissimo, anche perché dà un benessere fetale all'interno durante il periodo del travaglio, e che non è da poco, perché una mamma comunque ha una grande responsabilità, portare a termine la gravidanza è una grande responsabilità, perché per il benessere del nascituro, ecco, l'estetica deve... praticamente quello che voglio dire io è che la protagonista del proprio parto è la gestante, non è l'ostetica. L'ostetica si deve adeguare alla gestante, nel senso che in base al carattere della gestante, in base in quel momento come vive la gestante, o un lutto in famiglia o una situazione un po' particolare, l'ostetica deve entrare proprio nel cuore della gestante, ecco, deve capire che problema ha. Infatti molti miei corsi sono individuali, non faccio a gruppo, non faccio dei corsi teorici, perché secondo me non valgono a niente, sì, che anche perché le gestanti, Dominella, sono più sono molto più hanno più conoscenza di noi, alcune volte mi fanno delle domande che io tentenno un attimino, perché sono molto informate, quindi non puoi imbrogliare una donna, non puoi imbrogliare una gestante, o effettivamente i corsi teorici lasciano il tempo che trovano, sì. Il corso preparto e il corso pratico, un'estetica che comunque ha fatto dei corsi, ha degli attestati, i corsi improntati così lì per lì teorici alla gestante non fa nessun effetto. E chiaramente bisogna stare anche attenti, perché molte volte nascono come niente questi corsi appunto per gestanti, magari di persone appena laureate, che per carità saranno anche bravissime, però ci vuole l'esperienza e soprattutto molta gavetta, ma anche per le gestanti devono ricevere molta appunto, bisogna avere fiducia soprattutto nell'ostetrica e anche abituarsi. Guarda che non si finisce mai di imparare, anch'io che comunque meno male da tanti anni che faccio questo lavoro, io vado sempre ad aggiornarmi, perché non si finisce mai, quindi è un lavoro che non finirà mai. Tra l'altro è un lavoro che segna anche all'ostetrica molto, sia da ricordare tante cose, sia belle che tante cose naturalmente brutte, infatti, perché è chiaro, ci può essere infatti. Anche nell'arco di tutti questi anni ci sono anche quei parti dove vogliono, impiegano tanto, sono dei parti un po' particolari, con delle tecniche che magari oggi sono innovative rispetto, ecco, certo, a 10 anni fa, giustamente, e quindi ci vuole tanto
tanto cuore, tanto diciamo cuore, duro, tanta pazienza e tanta voglia di amare questo lavoro e di farlo con passione. Ma io credo, come ti ho detto prima, tutte le mie colleghe amano questo lavoro, perché se no non si sceglie, è una missione. Quindi alcune volte uno si trascura anche la famiglia per infatti, come ho fatto io, e me ne pento su questo. Però lo dicevi prima, dice, è proprio una missione, è una diciamo, missione, quasi uno come trascura una anche, io ho una bimba di 6 anni, ho un marito e purtroppo anche trascurato, seguendo questa passione, il mio lavoro. Però infatti ti dice, uno deve fare l'estetica, deve essere come la suora, deve completamente dedicarsi su questo. Io oggi sono qua per far capire a queste gestanti, alle donne che comunque vorrebbero anche avere un figlio, di aprire la loro mente, perché il parto medicalizzato, il parto non esiste più, cioè si partorisce con la testa e non con il corpo. Quindi infatti, la preparazione aiuta tantissimo, non per forza la devo seguire io al parto, perché adesso purtroppo, ecco, tutti questi punti nascita sono chiusi, quindi molti pensano addirittura di dice, a questo punto, se tutto è chiuso, guarda, farò io nascere a casa, ecco, mio figlio. Benissimo. Che ne pensi tu di questa idea? Ecco, guarda, io come una volta, tra l'altro. Guarda, a me è capitato già. Ah sì, hai fatto nascere tranquillamente no, in macchina. Ah, ecco. Ecco, in macchina mi è una circa 3 anni fa mi è capitato una filippina, sì, che seguivo qui a Melito, e siccome avevano chiamato l'ambulanza, comunque c'era stato un problema, non riusciva a venire, allora io l'ho presa, io lavoravo a Villa Aurora all'epoca, e è capitato che questa filippina poi mi ha partorito in macchina, nel senso, poi l'ho accompagnato per fare il secondamento in ospedale. Ecco, io voglio dire anche questo, il parto in casa è stupendo, cioè ci vogliono solamente le figure comunque professionali che, certo, comunque hanno una certa esperienza su questo, perché guarda, secondo me si ritornerà a questo, perché se non aprono questi punti nascita, comunque non ci fanno lavorare, è critica, è molto critica, perché le donne sono veramente spaesate. Ecco, infatti dico molto, parlo sempre con le mie colleghe, che bisogna stare sul territorio, ecco, andare a casa delle gestanti. Infatti io, casa mia è proprio aperta a tutte le gestanti e in continuazione mi chiamano, li visito, li aiuto, ecco, anche i corsi che sto facendo in piscina. Loro sono molto felici e contenti, perché comunque sia siamo anche poco ostetriche sul territorio. Ecco, molte volte uno l'ostetrica se ne va al nord, ecco, invece no, io sono d'accordo che bisogna stare sul proprio territorio e dare amore sul nostro territorio, invece di andare, purtroppo qui non c'è lavoro e quindi ci si adatta. Molte però mie colleghe si spostano al nord, però stiamo qui sul territorio, che facciamo il nostro lavoro con amore. Bene, ed è una cosa bellissima quello che hai detto, finalmente diamo spazio anche, come in genetica sono andati tutti fuori a studiare fuori, lavorare fuori, perché qui non c'è spazio, invece c'è chi dà fiducia e dice no, diamo spazio per dare appunto possibilità e sicurezza alle gestanti e non solo, anche a chi si trova appunto in questo bellissimo mondo da attraversare. Allora, buongiorno, ci arriva un sms dove vorrebbe sapere, dice, vorrei esporre il mio problema. A marzo ho avuto un raschiamento alla 7ª settimana, ad agosto abbiamo iniziato i rapporti nel periodo fertile, ma senza successo. Vorrei sapere quanto tempo passa dopo il raschiamento per rimanere incinta, grazie mille. Un consiglio che vorresti dare a lei, come tante altre gestanti che si trovano in questa donne, sì, che sì, vorrebbero appunto il desiderio di un figlio. Allora, il desiderio di un figlio è molto molto grande, nel sì, senso che quando succedono queste cose, perché purtroppo succedono, sì, e quindi la donna un pochettino si demoralizza un po'. Io contatterò personalmente questa ragazza, perché ci tengo a fargli un esposto completamente diverso che posso fare qui alla radio, sì, però dico questo, che i rapporti comunque si possono avere anche subito il raschiamento, dipende poi della situazione, quindi non c'è nessun problema, può rimanere in attesa di una gravidanza nuova. Ecco, io voglio dire anche questo,
che non bisogna, quando si ha un raschiamento o un aborto, specialmente se è il primo o anche il secondo bimbo, perché ho il primo o il secondo, voglio dire, sempre un aborto che ferisce la donna, certo, di non mollare, di essere sempre serena e di non perdere mai la speranza, comunque di affidarsi al ginecologo, all'ostetrica, che noi è il nostro compito di aiutare, di consigliare queste donne, ecco, di non mollare, perché alcune volte queste donne si arrendono o anche vanno anche in depressione per questa caduta. A me è capitato molto, quindi la cosa che ti chiedo è di stare tranquilla e di affidarti a un ginecologo e a un'ostetica che ti indirizzano sulla via giusta. E adesso io ti contatterò personalmente e ti farò sapere tutte le cose che tu hai chiesto. Benissimo, questi e tanti altri dubbi, se ne avete, 349 12 94 525, come sempre grazie. Continueremo altri 10 minutini a parlare appunto con la nostra ostetrica, ma adesso rimanete. Studio 95, la tua radio. E ci eravamo già intromesse prima di che partisse appunto la base musicale. Allora, volevamo salutare appunto una collega di Nancy, Antonella, dice vorrei dare un caloroso bentornato in campo a Nancy e dirle che non vedo l'ora di ricominciare la collaborazione con lei al suo fianco. È un grande onore e una nuova grande emozione ogni giorno. Ti voglio bene. Saluta ti voglio bene anch'io, Anto. Ci stava raccontando appunto Nancy la mia domanda, che è stata anche spontanea, negli studi di Verissimo, come è andata, come mai dico cioè non parliamo di Verissimo, sì, comunque sì, sì, sì. E cosa, ecco. È stato 3 anni fa comunque, ah, sì, ecco. Perché c'era un pratica, io lavoravo in una clinica lì dove c'erano tutte queste gente dello spettacolo, ho conosciuto la Toffanin e loro facevano a fine puntata, parlavano della pericultrice sui bambini e tutto, e quindi mi hanno introdotto a me per i corsi preparto in modo particolare con il baby massage, che è un massaggio che viene fatto al bambino dopo il parto per alleviare le colichette, per stirare diciamo le ossigeni all'interno dell'utero, che sono tutti ovattati, quindi aiutava molto, diciamo, la ripresa del bambino dopo la nascita. E quindi il mio ruolo era pratico sempre, di dimostrare a queste mamme dopo il bagnetto serale fare questo baby massage, che è molto utile, con degli oli particolari, con delle essenze molto particolari che aiutano il bambino per la respirazione, per avere una ginnastica respiratoria diversa, perché appena nascono i bambini comunque il primo atto respiratorio lo fanno al momento del parto, quindi per aiutare il polmoncino, diciamo, a respirare ancora meglio, per aumentare le difese immunitarie. Quindi comunque ho fatto, infatti su YouTube, se voi mettete Verissimo Lenzianati, esce questo video mio con la Toffanin e il baby massage, soprattutto ecco, sì, 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 per chi anche volesse essere a conoscenza. E appunto stavi dicendo anche che hai seguito Santiago. Santiago quindi significa il figlio di Belen. Ah, ok. Sì, sì, però perché ti ripeto, ero nell'ambito lavorativo dove c'erano tutte queste donne dello spettacolo che comunque sono delle mamme. Certo. Ecco, per me non c'è differenza una donna dello spettacolo o una donna comunque la moglie del panettiere, per me sono tutti uguali. Esatto. Però diciamo che abbiamo un bellissimo rapporto perché il bambino mi adora. Sì. E quindi l'ho aiutato apposta per questo, per il baby massage, perché soffriva molto di colichette questo bambino, e quindi io andavo proprio a casa sua a fare questi massaggi al piccolo, e quindi poi abbiamo instaurato un rapporto proprio di fiducia, come io faccio con le mie gestanti anche qui in Calabria. Quindi non è da poco, ragazzi, abbiamo abbiamo chi personalmente è entrata anche in casa di Belen per no. Infatti questo non lo volevo neanche dire, però te l'ho estratto io ho tirato proprio per forza perché l'umiltà di Nancy sta anche nel dire, dice, ma io non sono venuta a dire qua questo, dico, ma vabbè, a me piace, piacerebbe. No.
ecco, che tu lo dicessi. Infatti io due volte al mese salgo a Milano, ho sempre questo studio, comunque non abbandono anche lì le donne, e quindi mi divido tra la Calabria e Milano. E Milano. Poi tra l'altro tu sei stata anche insegnante? No, sono praticamente il San Raffaele a Milano, docente per quanto riguarda i primi soccorsi pediatrici. Io ho fatto anche dei corsi qui a Melito all'epoca, 3-4 anni fa, sui primi soccorsi pediatrici, quando ci sono le istruzioni delle vie aeree, la mamma come deve fare, ecco, questa è una cosa molto, molto buona, e comunque ha delle conoscenze nel momento che si verificano queste situazioni, la mamma sa come deve reagire, il papà e anche i nonni comunque che stanno con i bambini. E questa è una cosa che io attualmente ho pensato di rifarlo un'altra volta anche qua, di aprire questi corsi in collaborazione con un avvocato di Bova, che facevamo questi corsi qua, e di riprendere un'altra volta anche per divulgare queste tecniche, che ecco, comunque aiutano nei momenti in cui il bambino è piccolo, aiutano moltissimo per salvargli la vita. Quindi ecco, parliamo da due mesi, fino a 10 anni anche, ecco. Primo soccorso pediatrico è questo. Io sono addentrata anche su questo, perché è una cosa che comunque è molto importante, certo, molto importante, sì. E quindi ora prossimamente farò anche questi corsi. E naturalmente saremo i primi a informarvi, perché è bene saperlo. Allora, c'è chi ci scrive: ciao a tutti, sono Michela Dall'Azzaro, sono incinta di 3 mesi, vorrei sapere se è possibile iscrivermi al corso in acqua, sono al 3° mese, guarda, va bene, sei bravissima Nancy, ti seguo su Facebook, grazie per questa realtà che ci regali in un paese con poche aspettative. Ecco, avresti qualcosa da commentare? Sì, allora poi contatterò anche quest'altra ragazza. E sì, il corso si inizia già dal 3° mese, al 4° mese di gravidanza, in base comunque se è una gravidanza che è fisiologica, parliamo sempre di una gravidanza fisiologica, quindi ma il ginecologo comunque appena mi dà la carta bianca che è una gravidanza fisiologica, io tranquillamente posso iniziare il corso in acqua. E, dato che i primi mesi comunque è un corso molto più dolce fino al 5° mese, al 6° mese iniziamo proprio la realtà del travaglio e del parto. Ok, un altro consiglio che magari potresti dare anche alle, quindi Michela ti contatterà poi in privato Nancy. Ciao Michela. Un consiglio che vorresti dare anche per quanto riguarda l'alimentazione, ecco, delle gestanti, visto che si parla. Ecco, questo è un altro tabù, perché in pratica in Calabria hanno questa teoria che le donne quando sono in gravidanza devono mangiare per due. Ecco. Non è vero niente proprio, perché innanzitutto il bambino, il feto prende la quantità che lui necessita, quindi vediamo queste donne che ingrassano questi 20, 30 kg, 18 kg in gravidanza, poi il bambino nasce di 2,4 kg, quindi il bambino realmente prende quanto vuole, quanto le necessita, quindi l'alimentazione si mangia per uno, per non dire per mezzo, bisogna stare a dieta in gravidanza, anche perché comunque sia l'alimentazione porta diverse malattie in gravidanza, come la gestosi, ecco, l'ipertensione, la glicemia molto alta, quindi bisogna stare attenti, certo. Non deve essere proprio un'alimentazione ristretta, però ci sono dei cibi che si possono ingerire, dei cibi che no, ad esempio i crostacei, ad esempio alcuni prodotti che comunque fanno male, come per non andare incontro alla toxoplasmosi, ovvero la brucellosi, ad esempio delle verdure, le verdure da evitare, perché ci sono diverse fonti di pensiero, perché le verdure dell'orto, cioè, perché in pratica la toxoplasmosi è un'infezione che viene trasmessa dal gatto, dal topo che urina nelle verdure, e quindi noi poi la gestante l'ingerisce. Una donna normale comunque che non è in gravidanza non succede niente, la donna in gravidanza purtroppo può portare a delle gravi complicanze,
quindi io direi proprio di evitarle completamente, anche perché dice sì, li laviamo con la mucchina, li laviamo col bicarbonato, assolutamente. Ma anche se bollite, dico. No, se bollite è diverso, perché okay. Il batterio comunque che c'è all'interno viene quindi crudo naturalmente. L'alimentazione va controllata, nel senso che fino a 9 mesi il massimo che una donna deve prendere in gravidanza sono dai 7 agli 8 kg, proprio per essere fortunate. Anche perché nel momento in cui si è in gravidanza è tutto bello, si ingrassa o la pancia, ecco, non si vede la figura di donna. Nel momento in cui una donna partorisce, poi si ritrova con i chili in più, è lì che inizia ad arrivare la depressione postpartum. Ah, ecco. Anche per questo, perché quindi la donna deve pensare che è in gravidanza, ma è sempre donna. Quindi va curato anche il corpo in gravidanza. Io infatti le gestanti che seguo le aiuto anche su questo, l'olio particolare che va messo sul seno, sul corpo, ricordo. Ecco, per evitare, per comunque accompagnare la dilatazione del corpo nel momento in cui la donna è in grassa, per non evitare le smagliature, ecco, e quant'altro. Che magari è una donna, la donna è sempre fastidio. Donna che va curata benissimo anche in gravidanza, non bisogna lasciarsi andare in gravidanza, che la gravidanza la donna è molto più bella, quindi anche questo, perché il rapporto col marito può cambiare durante la gravidanza e non bisogna avere questo distacco. Ecco, questo è molto importante. Contattatemi anche su questo, che vi darò dei consigli utili. Bene, mi pare di aver quasi raggruppato tutto. No, a proposito dei chili, c'è anche chi li perde comunque, chi li gravidanza magari per il seto, che sempre sì, è molto ridotta. Diciamo i primi mesi sì, ma poi comunque nei primi 4 mesi che c'è il problema della nausea, non tutte le donne comunque ce le hanno, c'è chi ce l'ha anche per 9 mesi, però qui sono più predisposti a mangiare, perché c'è una cultura completamente diversa. Infatti al nord avevano solamente questo palloncino, facevano bambini di 4 kg benissimo, quindi il grasso va evitato, perché nel momento in cui poi partorisci, se una donna ti guarda allo specchio e lì ti viene la forte depressione, perché dici mamma mia quanto chili ho preso, non ce la farò, poi inizia il subentro dell'allattamento, ecco che lì è un altro, cioè praticamente un'altra questione da affrontare, ecco, e quindi bisogna tenersi già in regime durante la gravidanza. Che con l'allattamento, dico, in genere si tende a dimagrire. Ma non so, e dipende da donna a donna. Ecco, con l'allattamento poi c'è una dieta specifica con l'allattamento, che per crescere bene i bambini e per comunque non ingrassare, perché ci sono anche dei tabù sull'allattamento, nel senso si mangiano tantissimo, si ingrassano e producono latte, diciamo, non idoneo. Quindi c'è anche su quello un altro procedimento a livello di dieta, comunque di alimentazione comunque da seguire. L'ostetricia, Dovinella, è un mondo, cioè possiamo parlare fino a domani. Siccome oggi abbiamo parlato tanto, c'è anche chi comunque ti scrive: un nipotino di 4 mesi, il baby massage da Keta è possibile grazie Kiss. Allora, il bambino già appena nato, nel senso che io comunque nel momento in cui partorisce la donna, io poi lì subentro come puericultrice, nel senso che lo seguo sia dal munconcino sia per quanto riguarda l'allattamento, e col baby massage, perché io ci tengo molto a questo, per le colichette, perché così si rilassa anche la notte e per tutto il resto che ho parlato poco fa. Già appena nato, nel momento in cui nasce, tranquillamente lo possiamo tranquillamente seguire con questo baby mask, che poi io insegnerò alla donna che sarà a casa sua. Studio 95, la tua radio.